Salve ragazze, buongiorno ragazzi, buongiornissimo a voi tutti che mi seguite, benvenuti e bentrovati nel mio messaggio del giorno per voi. Questo è il mio canale, io sono Zaira, i suoi tarocchi, l'originale, colei che ha, diciamo per così dire, inventato il messaggio del giorno, perché poi vedo che tanti e tante copiano. Allora, questo è il vero e unico messaggio del giorno per voi, cioè l'inizio, proprio quello che il canale dove ha iniziato per prima a fare questo genere di interattivo. Allora, ragazze, come state? Ecco, qua si è già girata una carta. Spero bene, spero che tutte le cose, insomma, a cui voi tenete vadano nel modo giusto. Spero veramente che possiate, come dire, realizzare tutte le vostre, i vostri desideri, le vostre aspettative, i vostri sogni. Insomma, veramente spero di cuore che le cose vi possano andare come desiderate. Allora, sapete che il messaggio del giorno è un messaggio al vero buio, non sappiamo mai di cosa si parla. E lo vediamo soltanto alla fine, quando noi in qualche modo scegliamo, prendiamo, cadono da sole le carte, che appunto, come vedete, io sto mischiando, e quindi poi come una lettera scritta, come uno scritto, l'universo, le carte, l'oracolo, il vostro essere reale, insomma, chiunque voi vi affidate o comunque qualsiasi sia la potenza di questi, diciamo, della legge della sincronicità, voi potete poi realizzare se effettivamente c'è qualcosa che vi può in qualche modo interessare. Allora, io ovviamente vi invito sempre alla massima cautela, come dico sempre, perché sapete che sono interattivi collettivi generali. Ops. Quindi non possono, sono uscite due carte, le prendiamo tutte e due, non possono essere insomma d'aiuto per tantissimi, ma soltanto pochi saranno quelle persone che si riscontreranno. Vabbè, poi potrebbero anche esserci più persone, per carità, io non lo escludo. In ogni caso, voi prendete sempre tutto con cautela, come dico sempre, piuttosto approfondite. Se poi ci sono dei riscontri reali, andate ad approfondire in modo da poter constatare, provare, comprovare che effettivamente sia un messaggio questo che esce fuori, insomma, sia un qualcosa che riguardi voi. Poi, se non vi riguarda, lasciate correre, come dico sempre. Non ci ostiniamo a farci, insomma, causare sempre le situazioni, perché tanto se qualcosa vi deve arrivare, vi arriva comunque. Poi volevo anche sensibilizzare tutte le persone ad ascoltare appunto questi messaggi come un modo di intrattenersi piacevolmente, anche se, ripeto, per la legge della sincronicità, se siete qui in questo momento, qualcosina sicuramente dovete sapere. Però voi ascoltatele sempre con, insomma, estrema cautela, così, insomma, non vi possono in qualche modo, come dire, mi devono solo aiutare e non dovete provare disagio, oppure malesseri, oppure scontenti, ecco, questo volevo dire. Allora, ragazzole mie, siamo quasi per terminare. Sapete, questo rito io lo faccio rigorosamente davanti a voi, anche perché è giusto che voi vediate proprio con i vostri occhi che tutto avviene in maniera spontanea, in maniera proprio assolutamente casuale. Oh, qui ci sono tutte le carte in uscita, andiamo subito a vedere i tarocchi piacentini. C'è il 2 di bastoni, la carta dei dubbi, quindi qua ci sono dubbi, ci sono dubbi, ci sono anche delle alleanze, insomma, poi andiamo a vedere. Lenormand,
Esce la carta dei gigli, che è una carta positiva. I tarocchi sono arcani maggiori, emerge la carta del giudizio. Ok? Quindi qua abbiamo un ritorno delle scuse, qualcosa che deve avvenire per voi. Poi le due carte delle sibilline sono la disgrazia e la carta del letterato. I tarocchi celtici. Emerge la carta ancora del giudizio, quindi qua ragazze ci sono due carte del giudizio. Voi sapete, chi mi segue, chi ha dimestichezza nei tarocchi, che il giudizio è detta la carta del ritorno, perché è l'unica carta che ci porta a delle scuse, a dei cambiamenti, a delle riappacificazioni, quindi il ritorno di una persona del passato, telefonate, messaggi, qualcuno che viene dopo tanto tempo. Quindi diciamo che spesso questa carta viene accostata ai ritorni sentimentali. Vediamo ancora gli angeli, dice che dei tuoi angeli, e adesso noi ovviamente prenderemo le carte degli angeli e chiederemo. Poi le mie carte azzurre, queste qua, viene la carta: mi piacciono le situazioni superficiali. Quindi qua abbiamo a che fare con una persona che gli piacciono queste situazioni, anche se poi ha delle emozioni forti nei vostri confronti. Quindi qua abbiamo a che fare con un qualcuno che probabilmente gli piacciono vivere situazioni superficiali, così come cita la carta, però ha anche delle forti emozioni nei vostri confronti. Adesso io sto mischiando le carte degli angeli. Perché? Perché la carta in uscita è chiedi ai tuoi angeli, quindi noi dobbiamo chiedere agli angeli, probabilmente quando esce questa carta significa che ci vogliono degli approfondimenti e noi ovviamente li facciamo. Vediamo se esce da sola, questa sicuramente voleva uscire ed è la carta se ci credi davvero. Vediamo ancora, e dobbiamo prendere almeno tre. Vediamo cosa dobbiamo credere. Oh, qua sono uscite 4.000 e non va bene. Andiamo ancora a vedere queste. Qua pure ne sono uscite. Vabbè, prendiamole tutte e quattro, tagliamo la testa a toro. Allora, chiedi ai due angeli, qui esce la carta: se ci credi davvero, vediamo cosa dobbiamo credere. Probabilmente a un grande cambiamento felice, come dice questa carta. Però il momento è sbagliato in questo momento probabilmente, ma ci sarà una risoluzione pacifica perché le persone adesso sono disponibili. Quindi qua è un po' complicato questi angeli, Quindi avete capito, no? Quindi qua c'è, se ci credete davvero, anche se il momento è sbagliato, ci sono grandi cambiamenti. Una risoluzione pacifica e persone che sono disponibili a questa risoluzione pacifica. Ora qui c'è una forte personalità, cioè questa persona probabilmente, infatti qua vedete c'è il letterato, Poi sapete, quando mi esce il personaggio, ultimamente sto facendo questo approfondimento sulla personalità, su, diciamo, i suoi aspetti caratteriali, appunto, della personalità. Quindi andiamo un po', prima che vi faccio la lettura, tanto qui avete capito che si parla di un ritorno, anche se, come dico sempre, i ritorni non sono tutti quanti uguali, questo lo dico sempre. Vediamo con chi abbiamo a che fare, così potete anche cercare un po'. È un sognatore. Cercare un po' di, come dire, accorciare il cerchio e vedere un po' a chi riscontra questa stesa. Quindi vediamo un po' che aspetti ha questa persona, no? Che gli piacciono le situazioni superficiali, ha delle emozioni, vuole tornare anche se ci sono dei dubbi e tutte queste belle cose. È una persona pigra. Quindi è uno che si muove lentamente, quindi è un sognatore, una persona pigra. Vediamo ancora, prendiamone almeno un'altra. Le carte oggi non vogliono uscire da sole. Ecco qua, questa però si è palesata. È una persona però che ama dominare. Non so se la leggete questa carta, sì. Ok, al fondo del mazzo abbiamo è un uomo o una donna molto affascinante.
Quindi qui abbiamo un sognatore, un pigro, è un uomo o una donna che ama dominare ed è molto affascinante. Ok, andiamo a vedere anche i segni. Allora, vediamo i segni qui dalle carte. Vediamo un po' i segni, non ci sono segni diciamo prevalenti. Vediamo qua, prendiamo noi qualche segno. Allora, ci può essere il Cancro, ci può essere il Sagittario, la Bilancia, l'Ariete. Sono usciti due, le prendiamo tutti e due, i Pesci e il Capricorno. Ok, allora dopo vi prendo anche le letterine, però alla fine adesso andiamo a vedere un po' questo messaggio che è molto molto particolare. Allora, qui sicuramente voi con questa persona avete avuto un avvenimento un po' distruttivo. Qua c'è la carta della disgrazia, vedete? Quando compare questa carta, e beh, c'è qualcosa di grave che è avvenuto, qualcosa che ha distrutto un idillio, una passione. Qui c'è stato proprio, come dire, un percorso che vi ha portato probabilmente a questa disgrazia, ok? Questa persona potrebbe anche essere semplicemente che, piacendogli le situazioni superficiali, aveva dei dubbi riguardo la coppia, perché il due di bastoni comunque è sempre un due, quindi si parla di intuizione, di una coppia, di una forte personalità, dove ci sono i dubbi, dove ci sono le incertezze sull'alleanza, proprio sulla coppia. Però qua è nato un qualcosa di molto bello, perché i Gigli è una carta molto positiva, riguardo specialmente le situazioni di amore. Quindi c'è stato questo, però vedete, all'improvviso questa persona, io perché vi dico all'improvviso? Perché il letterato ci parla di una scoperta improvvisa anche come carta, quindi una scoperta creativa, e lui deve aver scoperto di avere forti emozioni nei vostri riguardi, per cui ancora non è il momento, è sbagliato, perché vediamo questa persona un po' pigra, un po' diciamo che ama dominare, quindi ancora non si arrende a questa sua, diciamo, come dire, tra virgolette, debolezza nei vostri riguardi. Però qui abbiamo ben due carte del ritorno, del giudizio, ben due carte, e qui sicuramente questa persona cercherà consiglio da qualcuno. Vedete qua c'è questa carta, che c'è la riunione di tutti questi animali, no? Dietro a un albero, e qui c'è proprio la persona che chiede consiglio a tutte, potrebbe essere semplicemente un punto di riflessione su se stesso per capire bene come muoversi. E questa persona, con la carta del giudizio, quindi c'è la rinascita proprio, cercherà in qualche modo una risoluzione pacifica, perché deve arrivare a diventare una persona disponibile in un momento dove ci saranno veramente dei grandi cambiamenti, così come cita questa carta. Quindi quando avverranno questi cambiamenti in questa energia, ci sarà la risoluzione pacifica. Questa è una carta che va molto a sincronizzarsi con la carta della riappacificazione, del giudizio, del ritorno, perché è sempre una riappacificazione, no? La risoluzione pacifica. Quindi, come vedete, ragazze, c'è veramente una bella energia. Aspettate, voglio pure prendere i tarocchi dei personaggi. Allora, i segni ve l'ho detto, vediamo un po' che altro ci dice su questo personaggio. È importante pure sapere che tipo di personaggio è, no? Prendiamo i tarocchi dei personaggi, vediamo che energia ci può dare un consiglio in più su questo ritorno. Allora, qui viene il Harry VII ed è la carta del 5 di spade. Quindi vedete, questa persona, per quanto sia affascinante, guardate quanto è bello, no?
come personaggio. È una persona molto dura, è una persona molto iperlogica. Qua ci potrebbe avere a che fare con i segni di Aria, bilancia, vedete è uscito sia la bilancia, sì, solo la bilancia, quindi molto la bilancia. E poi il 5 di spade, non dimentichiamo che è una carta di conflitti molto forti, quindi questa persona vi ha creato delle sofferenze, dei conflitti forti e quindi c'è bisogno di tutto questo percorso per potersi poi arrivare, per poter poi arrivare a questo. Diciamo, a questo giudizio, no? A questo ritorno, a questa soluzione, a questa riappacificazione. Vediamo adesso le lettere. Abbiamo la O, la Z, la P, la E, la B. Abbiamo ancora la P, si rafforza la P, la F, la U, abbiamo la N, la T, la I. La Q, la M, la E, la G, la A, ancora la V, ancora la B, ancora la A, la C e la D. Ragazze, questo è tutto. Io vi aspetto ovviamente nei commenti, fatemi sapere se ci sono riscontri, mi raccomando, e poi vi do appuntamento, non dimenticate di reagire positivamente a questo interattivo e vi do appuntamento a domani. Non mancate, un abbraccio di luce dalla vostra Zaira. Ciao!